Salve, voglio parlare di questo caso eclatante della cronaca, il caso Segre Semandi, di quella finanziere torinese e quella donna che, diciamo, è anche lei una fiscalista, un fidanzamento che andava avanti da qualche po' di tempo e avevano deciso di sposarsi. Segre voleva sposare questa compagna, un 20, 22 anni, no, una ventina d'anni più giovane di lui, circa. Ora, 17, 18 anni più giovane, ma non ha importanza l'età. Il problema è che, non so se sapete, questo, la sera che avevano stabilito una festa con 40 amici, una festa privata, per annunciare la data di nozze, Segre ha letto degli appunti che si era preparato e ha spubblicato la sua compagna, dichiarando che lei è una persona che tradisce, che lo tradiva, una persona quindi ipocrita, falsa, e per cui il matrimonio è stato annullato. Allora, ieri sera, zona bianca, Giuseppe Brindisi se ha intervistato, ma non per questo caso, per tanti argomenti, pure varie persone, vari personaggi, Briatore ad esempio, e alla fine ha chiesto a Briatore: ma che ne pensi di questo caso Segre Semandi? Briatore se ne è uscito anche un po', diciamo, diplomaticamente, dicendo: vabbè, queste cose poi i panni sporchi si lavano in famiglia senza che si fanno queste sparate eclatanti. Tutti quanti la pensiamo così. In effetti Briatore ha confermato quelle che tutti pensano. I panni sporchi si lavano in famiglia, non c'è bisogno. Oppure, in caso di una lite tra persone sposate, si va poi in tribunale. Questi poi non erano sposati, erano fidanzati, ma c'erano stati soldi, 700.000 euro, che ruotano, evidentemente fanno parte o solo dell'uno o solo dell'altro. Erano soldi in comune per delle azioni, per non so, per fare delle speculazioni finanziarie, non lo so. Comunque ci stanno dei soldi in mezzo e quindi si trattava anche di un patrimonio, e stava in ballo un patrimonio. Ma per quanto riguarda il fatto morale, ecco, che due decidono di sposarsi e poi all'improvviso viene fuori che uno dei due non è stato molto serio e ha tradito la fiducia. In tutto, non solo a livello di letto, di sesso, ma ci stanno anche fiducie qui di soldi, appunto. Cosa si fa? Bisogna spubblicarli così, appunto, senza nessuna remora, senza nessun ritegno. Qualcuno ha detto che è stato patetico, altri addirittura che ha commesso un femminicidio morale. Sì, è stata una vendetta, sì, è stata una vendetta, ma a questo punto meritata, meritata da parte di questa tizia, meritata, perché quando, come stanno i fatti, lei al 99,9% colpevole, ha tradito. Dice: tu che ne sai? Non lo so, però mo, da come si è comportato questo Segre, deve essere gioco forza andata così la cosa, che è stato tradito. E perché? Perché tutti vogliono lavare i panni sporchi in famiglia. Tra fidanzati, tra compagni, tra conviventi, tra marito e moglie, quando ci sono dei tradimenti e poi però non si va dal giudice, parlo anche degli marito e moglie, ma si risolve la situazione con una separazione bonaria, ci sono anche figli, insomma, di solito si va con gli avvocati e poi si arriva a una separazione bonaria, un accordo. E se ci sono state pure dei tradimenti, questi vengono subito spiattellati all'inizio, poi però non se ne fa tanto di dopo, tanto di diciamo, ecco, non propaganda, perché è seccante sia per l'uno che per l'altro dire: il mio coniuge mi ha tradito. Non è una bella figura, certo, non è come prima che si veniva derisi, ma ci sta sempre quello che si fa la risatina, quello da poi è cornuto o è cornuta, cioè, non è piacevole né per l'uomo né per la donna. E qua, sono d'accordo, i panni sporchi da un'infamiglia. Ma mettiamoci un po' nei panni di questo finanziere, Segre. Lui
già subodorava qualcosa, tant'è che ha rimandato per 3 volte le date del matrimonio. E perché? Perché evidentemente le voci giravano e qualcuno gli avrà detto, qualche amico stretto, collaboratore, ma guarda che la tua amata, vedi che non sai che si comporta tanto per la quale. E allora una persona, chiunque, avrebbe messo, specialmente lui, che non gli costava tanto, ha speso pure una somma iniziale anche poderosa, diciamo abbastanza pure sostanziosa, per 1, 2, 3 investigatori privati. Eh sì, ne mettono 1, 2, 3, vediamo un po'. E allora ha rimandato perché evidentemente all'inizio non erano discordanti, diciamo, le indagini non erano ben precise, quindi lui ancora non era sicuro, semmai l'investigatore o gli investigatori gli riferivano: dottore, aspettiamo un altro po' perché adesso ancora non le posso dare una conclusione, forse c'è, forse non c'è. Quindi, allora ovviamente tutti qua dicono: ma mo avevi stabilito che ti sposavi il giorno tal dei tale, e mo rimane, no, perché ci sono problemi, cacciava una scusa, quindi per ben 3 volte, fin quando è arrivata poi la conclusione, così saranno andati i fatti, e ha avuto del materiale fotografico. Questo sembra il film di Alberto Sordi, ma non ho capito, io so che tu sai che io so che quello che scambiarono la valigetta, vabbè, questo per ricordare questo film comico molto 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 noto. Niente, e quindi avrà visto tutto, gli incontri, avrà visto di tutto e di più, e al limite, e poi ha detto: adesso a questo io la spubblico. E perché? Avrebbe potuto pure, in separata sede, fargli vedere i film, i video, e finiva là. E perché? Perché a quel livello gli è giunto all'orecchio pure che collaboratori, amici, tutti sapevano che questa si prendeva a gioco di lui, dei suoi danari, e lo tradiva, e semmai si sposava e poi teneva in mente pure il piano di separarsi, per poi ovviamente avere più diritti patrimoniali. E questo purtroppo bisogna, la donna che viene sempre vista come vittima, ma la donna una volta nel Medioevo veniva bruciata come strega, perché quando si trattava di corna addirittura si pensava che ci fosse in mezzo il diavolo, vabbè, per dire, non voglio esagerare, ma la donna è stata sempre vista come un danno. Poi col femminismo, dice giustamente, togliamo tutta questa cultura negativa, ma è normale, insomma, qual è? Però non ci dimentichiamo che per secoli la donna ha avuto una responsabilità, che se l'uomo era la persona l'orco, la donna era la persona che tradiva, subdola, furba, e quindi la donna era tutti i mali negativi, tutti i sentimenti negativi dell'umanità. Non è così, però qualche cosa c'è rimasto, come c'è rimasto qualcosa di cavernicolo dell'uomo. Qui non gettiamo tutto migliaia di anni di storia nella spazzatura, la storia serve. Adesso, va bene, nell'Occidente si è, chiaramente siamo tutti uguali, l'uomo e la donna, però resta, diciamo, qualche in molte, in alcune, come in alcuni uomini resta quello spirito da cavernicolo, così nelle donne resta quello spirito, posso dire questa parola, di zoccoleria. Che non è soltanto alzare la gonna, diceva una mia vecchia bisnonna. La donna puttana non significa alzare solo la gonna. Eh sì, significa tutto. Oltre a alzare la gonna come le donnacce in mezzo alla strada o nei bordelli, è il comportamento subito. E oggi stiamo assistendo con questa, grazie ai femminicidi, a qualche imbecille e più che imbecille, delinquente, che non si controlla e uccide la donna, abbiamo dato una ragione in più alla donna di essere vittima. Quindi quando si sta una separazione con figlio o senza figli, è bene che si vada alla donna, si chiama in separata sede, si dà un assegno in bianco, dico: sai, l'assegno in bianco sono tutti i miei soldi, fai quello che vuoi. Tanto io già sono colpevole, l'uomo è già colpevole, la donna è sempre
una principessa in ogni caso, quindi l'uomo è sempre colpevole. Si è arrivato a questo assurdo, e quindi che facciamo a fare la tarantella di andare a una causa giudiziaria? Si perde tempo, anni, e alla fine nessuno c'ha colpa, perché si divide che difficilmente, anche se ci sono dei filmini che vedono la donna che sta uscendo qualcuno, sta raggiungendo l'orgasmo con qualche amico, si dirà, l'avvocato dirà, ma questo l'ha fatto sempre in conseguenza che era stata lei prima tradita, lei prima era stata tartassata, e era stata psicologicamente, diciamo, disturbata dalla violenza psicologica, oltre che materiale, se c'è stato qualche schiaffo, del marito, del coniuge, che la trascurava, e chi a un certo punto non perde più i sentimenti, non vieni più portata sul palmo di mano come prima, vieni trattata come una serva, come un soprammobile, violenza psicologica e tante altre cose, manipolazione, tutte queste belle frasi, l'uomo ha sempre torto. Boh. Non voglio andare oltre, però, ritornando al caso di questo finanziere, e sapeva che quella sera doveva dare l'annuncio, tra i 40 invitati che ci stavano, 41 o 42 lo deridevano alle spalle, sapevano, il cornuto, eccolo qua, mo fa pure la festa, quella bocca di buono, eccetera, fra poco si sposa, sta uno o due anni insieme, gli frega tutti i soldi, che babà, è un babà, tipico uomo babà, lei più giovane di 15-16 anni, lui chissà che si crede di aver fatto, e quindi lo dice. E perciò si è sentito in diritto, perché già si sapeva. Se non si fosse saputo, era una cosa, e allora erano i panni sporchi che si davano in famiglia, non avrebbe fatto questa, diciamo, sceneggiata. L'ha fatta proprio per punire lei, per salvaguardarsi lui, e per dare uno schiaffo morale anche a questi che li deridevano. Non mi voglio dilungare oltre. Quindi il mio commento in questo caso di Segre Semant è positivo, anzi molto positivo nel riguardo di questo finanziere, a cui gli auguro tutto un bene futuro, perché ha 65 anni e può ancora, tra l'altro con la posizione che ha, è anche una persona simpatica, una persona colta, non è un imbecille, può ancora avere fortuna dalla vita. Un augurio a tutti gli uomini che hanno subito queste angherie da persone malefiche femmine che ci sono. Arrivederci.